Terza puntata della scarica dell'induttore. Questa è la terza parte e non è detto che non ce ne debba essere ancora una quarta. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Intanto cominciamo questa lezione tenendo conto del fatto, ribadendo che ho messo l'errata corrige nella video lezione precedente perché fra R fratto L e L fratto R mi ero confuso. C'è scritto nella errata corrige lapsus calami e lapsus lingue, cioè è stato un lapsus che ho avuto parlando e anche che ho scritto scrivendo, perché mi pare che avessi scritto il contrario anziché R fratto L e L fratto R o viceversa. Ma allora, quindi, cominciamo subito da qui per vedere, intanto per correggere, per dire una parola definitiva su questo, perché se no, poi come si sa, il paese è piccolo e la gente mormora, qualche leone da tastiera potrebbe dire chissà che cosa, ma c'è già messo l'errata corrige sulla video lezione precedente, sulla scarica dell'induttore, seconda parte. Allora, abbiamo dimostrato, risolvendo l'equazione differenziale del primo ordine, cui dà luogo l'applicazione della legge di Ohm al circuito che serve per scaricare un induttore, abbiamo dimostrato che la corrente è espressa da una funzione del tipo IDT uguale K per E elevato a meno R fratto L per T. Chiaro? E semplicemente la costante additiva arbitraria, che per una questione di logaritmi qua sembra moltiplicativa, ma comunque è sempre additiva arbitraria, questa costante arbitraria deve essere calcolata, perché non può essere arbitraria, può essere arbitraria soltanto da un punto di vista matematico, con ciò stiamo parlando anche in generale delle equazioni differenziali applicate alla fisica. Non può ovviamente avere qualunque valore, perché sennò vorrebbe dire che la corrente di scarica dell'induttore sì, ha la forma di un esponenziale decrescente, come più o meno già si vede da qui, però potrebbe avere infiniti valori, no? Ad un determinato istante t con 1 di valori ne avrebbe infiniti, perché se k è arbitraria, il valore di k è arbitrario, per ciascuno degli infiniti valori di k potremmo avere un valore della corrente elettrica fissato l'istante, il che ovviamente è assurdo. In un determinato istante t1 il valore della corrente elettrica deve essere i con 1 e basta, non ci possono essere infiniti valori di corrente elettrica per un determinato istante. Quello poi che avevo detto, dove c'è stato il lapsus calami e il lapsus lingue, è anche questo, R fratto L. L'argomento dell'esponenziale deve essere adimensionale, quindi R fratto L deve avere le dimensioni del reciproco di un tempo, no? Per una svista ho detto deve avere le dimensioni di un tempo. No, chiaramente deve avere le dimensioni del reciproco di un tempo, perché qui dobbiamo avere 1 fratto t per t che dimensionalmente si semplifica. Chiaro? Quindi R fratto L deve avere le dimensioni del reciproco di un tempo. Allora, prima ancora di fissare il valore di questa costante, di far cadere l'arbitrarietà della costante K, vediamo che appunto R fratto L ha le dimensioni del reciproco di un tempo, come deve essere dal momento che l'argomento dell'esponenziale, come l'argomento di qualunque altra funzione trascendente, deve essere adimensionale. Allora, come dimostriamo che il rapporto R fratto L ha le dimensioni di un tempo? Facendo l'equazione dimensionale, cioè R fratto L, le dimensioni del rapporto R fratto L intanto sono uguali alle dimensioni di R diviso le dimensioni di L. Mi spiego? Quali sono le dimensioni di R? Le traiamo dalla legge di Ohm. Siccome V è uguale a R per I, R è la resistenza elettrica, ha le dimensioni di una tensione divisa per una corrente. Quindi io qua posso scrivere, al posto di R scrivo V diviso I. Nelle equazioni dimensionali normalmente la corrente elettrica si scrive maiuscola. E al posto di L prendiamo sempre la legge dell'induttore. Siccome sappiamo che dunque V, tensione capi dell'induttore, è uguale a L per DI fratto DT, da qui desumiamo che le dimensioni di L dell'induttanza sono quelle di una tensione per un tempo diviso per una corrente. Chiaro? Invertendo questa formula. Tensione per tempo diviso corrente. Chiaro? Tensione per tempo diviso corrente, come si vede invertendo questa formula. Quindi,
Al posto di R dimensionalmente ho schiaffato V fratto I. Al posto di L devo schiaffare V per T diviso I. Proviamo a farlo e vediamo l'effetto che fa. V per T diviso I. Uguale. Cancelliamo il quello che ho scritto prima, chiaro? Perché ormai l'ho preso in considerazione. Cancelliamo. E vediamo, facciamo la prima per la reciproca della seconda, perché abbiamo il rapporto fra due frazioni. Quindi V fratto I è la prima frazione per la reciproca della seconda, che sarebbe I diviso V per T. Ci siamo? E allora alla fine che resta? Corrente e corrente si semplifica, tensione e tensione si semplifica, vedete che rimane, vedi che rimane 1 fratto T. Cioè, IQ è di id poderat demonstrandum, come diceva nei libri di una cinquantina, sessantina di anni fa. Ciò che dovevamo dimostrare, adesso al massimo c'è scritto CVD, come voleva si dimostrare. Cioè, il fattore di T nell'argomento dell'esponenziale R fratto L ha le dimensioni del reciproco di un tempo. Quindi l'argomento dell'esponenziale è adimensionale, perché tempo diviso tempo praticamente fa assenza di dimensione, come deve essere per tutte le funzioni trascendenti. L'argomento deve essere adimensionale. Chiaro? E questa è una prima cosa. In effetti, quindi, appurato sto fatto, e quindi bando alle ciance, alle chiacchiere sul mio lapsus calabio lingue, quello che sia, della lezione precedente, si capisce che era un lapsus, no? Diciamo che l'analisi dimensionale io la so fare. Allora, vediamo che di far cadere l'arbitrarietà di questa costante. Come si fa? Imponendo le condizioni iniziali. Allora, praticamente, se l'induttore si deve scaricare, lo farà da un valore iniziale della corrente elettrica che c'è nell'induttore, che in pratica è V fratto R, sempre dipende dalla legge di Ohm, cioè E fratto R, anzi, se diciamo E la tensione di batteria e R la resistenza totale del circuito, V fratto R praticamente sarà, E fratto R, scusate, sarà la corrente iniziale, cioè questa ci sarà comunque una corrente iniziale, perché se la corrente di scarica è un esponenziale decrescente, comincerà da qualche valore e andrà, diciamo, verso lo zero. Però diciamo quindi con zero il valore iniziale della corrente elettrica, I grande zero, perché è una costante, quindi maiuscolo, I con zero, cioè il valore per T uguale zero. Quindi imponiamo che I di zero, il valore iniziale della corrente elettrica, sia uguale a D con 0, un valore qualunque di corrente. Va bene? Questo vuol dire imporre le condizioni iniziali. Io devo avere una corrente iniziale nell'induttore, perché se no non potrei pretendere che si scaricasse. Va bene? Allora, se I di 0 è uguale a I con 0, guardiamo qua, poniamo T uguale 0, cioè quindi ancora una volta imponiamo le condizioni iniziali, cioè le condizioni per T uguale 0. Da qui, vedi, I di 0 a che cosa viene uguale? A K per E elevato a 0, perché meno R fratto L per 0 fa 0, E elevato a 0. Ma tu sai benissimo che l'esponenziale, la funzione esponenziale, quando l'argomento è uguale a 0 uguale a 1, E elevato a 0 uguale a 1, quindi noi qui abbiamo K per 1 e sappiamo anche che K per 1 è uguale a K. Quindi vedi come l'imposizione delle condizioni iniziali ha sortito il valore di questa costante? Cioè il K qui, K vedi, è il valore iniziale della corrente elettrica, quello che noi abbiamo chiamato I grande zero. Quindi questo K che compare qui non è una costante arbitraria, rimane arbitraria in matematica, in un discorso puramente teorico. Dal punto di vista fisico concreto non può assolutamente essere arbitraria per il motivo che abbiamo detto prima, e quindi è uguale alla corrente iniziale del circuito, non è affatto arbitraria. La corrente iniziale, il valore iniziale della corrente elettrica nel circuito dipende da come è fatto il circuito, cioè dipende dalla batteria di alimentazione E che io utilizzo e dalla resistenza ohmica e dalla resistenza che schiaffo all'interno per far scaricare l'induttore, quindi non è affatto arbitraria.
E allora, vedi, anziché K dobbiamo mettere I con zero. I con zero, corrente iniziale, la deve dare il problema, la deve dare l'esercizio, non è affatto arbitraria. E allora l'espressione finale della corrente elettrica, l'espressione finale della corrente elettrica di scarica dell'induttore è I di T uguale, al posto di K schiaffiamo I con zero, e quindi I con 0 per E elevato a meno R fratto L per T. Chiaro? Questa è una L. Questa è la legge secondo cui si scarica un induttore. Finalmente abbiamo scoperto una legge fisica. Semplicemente risolvendo un'equazione differenziale. Semplicissima, perché questa è un'equazione differenziale del primo ordine, peraltro a variabili separabili. Cioè, molto semplice, la più semplice che ci sia. Qual è il grafico della funzione esponenziale crescente? Beh, questo lo attingiamo ai corsi di matematica. Se I con 0 intanto è il valore massimo, cioè la corrente iniziale, il valore iniziale della corrente elettrica, e poi si esponenzialmente scende a 0. Bene, allora questo grafico, vi scrivo in alto a destra l'espressione della corrente elettrica che abbiamo appena dimostrato, I con 0 per elevato a meno R fratto L per T, e se pongo in grafico la corrente elettrica in funzione, la corrente di scarica dell'induttore in funzione del tempo, e poniamo che sia qui il valore della corrente elettrica, normalmente vengono misurati in ampere, milliampere, ma comunque in questo contesto non rileva, I con 0 è il valore iniziale della corrente elettrica, quindi questo, come farà, quale sarà l'andamento grafico della corrente di scarica? Esponenziale decrescente, cioè una cosa del genere. Asintoticamente tenderà a zero questa corrente elettrica, vi arriverà teoricamente solo all'infinito, ma comincia dal valore iniziale con 0. Mi spiego? E praticamente è questo che dovremo vedere nella seconda parte, dovremo vedere la cosiddetta costante di tempo del circuito, perché esiste in pratica la corrente nel circuito va a zero dopo un tempo molto breve. È chiaro che solo teoricamente ci vuole un tempo infinito affinché questa corrente vada a zero, ma di fatto vedi, praticamente se abbiamo dopo questo tempo qui, per esempio, possiamo intendere che la corrente sia andata a zero. Chiaro? Ebbene, questo argomento però lo svilupperemo nella prossima puntata. La cosiddetta costante di tempo del circuito la vedremo nella prossima puntata. Grazie dell'attenzione.